Corea del Sud, Gwangju World Cup Stadium, per la seconda gara del gruppo B, Spagna-Slovenia. 11 partecipazioni per le Furie Rosse, quarto posto nel 50, prima apparizione per la Slovenia. E anche la gara dello sloveno Zaovic, Benfica e Raul, stella del Real Madrid. José Antonio Camacho, coach spagnolo, e poi l'ex Doriano Katanec, coach invece della Slovenia. Arbitra il marocchino Guezzaz al terzo minuto. E subito Slovenia in avanti con Zaovic, poi il colpo di testa di Cech Knaf. C'è un fotografo. Inquadratura del 27enne giocatore delle Kaiserslautern. Al 15esimo fallo su Valeron, ne scaturisce un calcio di punizione. Se ne incarica De Pedro, giocatore della Real Sociedad, il suo arco di poco alto. Controlla però Simonovic. Al 20esimo il fallo su Diego Tristan, questo è il sandwich di Galic Milinovic. Nuova punizione, ancora De Pedro, il suo tiro pochissimo sopra la traversa. Mette turbo Zahovic, il suo sinistro splendido, la parata però di Iker Casillas. Ne scaduce un corner dove Milinovic fa valere il suo 1,88 m di altezza e sfiora la traversa. Risponde Raul, il colpo di testa non è suo repertorio migliore, si vede. Simonovic para a terra tranquillamente, poi viene anche ammonito Valeron per questo fallo su Osters, ma arriva la rete. La magia di Raul González Blanco, eccezionale, 26esima rete per lui in 53 gare con la maglia delle Furie Rosse, lo rivediamo, veramente eccezionale, Raul. Nel secondo tempo Katanec fa entrare il leccese Zimerotic al posto di uno spento Osters, ma è Diego Tristan all'11esimo che scalda i guanti a Simeunovic, spentissimo. Diego Tristan viene sostituito da Morientes, azione da manuale, Raul, Luis Enrique Morientes e la parata di Simeunovic. Non è finita però, perché arriva al 25esimo anche la botta di De Pedro. E qui l'estremo difensore che chiede alla difesa di svegliarsi, ma non lo ascoltano. Retroguardia slovena in bambola, Valeron 2-0. Raddoppio della Spagna al 29esimo. Vediamo il replay. Il gol di Valeron, bravo a spiazzare il portiere, ma difesa un po' in bambola. Si fa male Juan Fran, deve uscire per questa distorsione tra suo posto Romero. Al 36esimo si sveglia Cimovic, è entrato posto di Zahovic, combina con Zimerotic e la rete. Il 2-1 accorcia le distanze, quindi al 36esimo giocatore delle Lecce, rivediamo, tenta di fermarlo Puyol, nulla da fare per Casillas, ma per questo contatto tra Geyser e Morientes arriva il calcio di rigore. Al 42esimo Fernando Hierro dal dischetto spiazza Simeunovic, 3-1 per la Spagna. Ultimo assalto delle Furie Rosse sull'asse Morientes Raul, debole però il tiro del fuoriclasse del Real Madrid. Finisce 3-1 quindi per le Furie Rosse. C'era anche il precedente agli Europei del Milan nei Paesi Bassi, la Spagna vinse 2-1 sempre con la Slovenia. In quadratura finale per Morientes, ricordiamo il risultato, quindi Spagna batte Slovenia 3-1.